Guarda che bello, guarda che tempo, mi sta a dir male. Però, regà, parliamoci chiaro, state a Genova, magari siete venuti con la macchina, non accendete il quadro e vi fate manco 30 minuti, 25, per venire a Recco e mangiare la focaccia di Recco. Diffidate delle imitazioni, la focaccia di Recco si mangia a Recco e dintorni. No, che la mangiate in giro, quanto è buona la focaccia di Recco. Qua si mangia la focaccia di Recco. Io ve ci ho portati quella che non c'è lievito nella focaccia di Recco, nella ricetta tradizionale, poi alcuni omettono. So, due strati con dentro il formaggio immangiabili. Te deve aprire, te deve colà. Infatti danno il piattino a volte, per quanto io mi ricordo. Se ne famo 3-4? Vediamo un po' che c'è in giro, eh? Famo Recco, la focaccia di Recco, la famosissima focaccia di Recco, famosa nonché buona, eh? Cioè sta pure a chiesetta, santuario Santa Maria Suffragi. Dove manna? De là, de qua, andiamo. La prima, via Roma 98, in teoria la trovate su Google come focacceria Mimmi, ma infatti dentro c'è una signora, solo che tipo, siccome sull'insegna c'è scritto solo focacceria, sulla vetrofania c'è Ezio e Sergio, le specialità, vabbè, Mimmi, Ezio e Sergio, quello che è, la focacceria è questa, sta a via Roma 98, e io adesso vado a prendere un bel pezzo di focaccia di Recco. Oh, bada. Madonna, piove, fa freddo. Oh, goccia sulla focaccia? No, eh. E c'ho lo scontrino rotto, regà, 6 euro, ma abbiamo preso un'acqua e una Coca-Cola Zero, perché nel frattempo che aspettavamo ce l'hanno fatta al momento, siamo bevuti appunto una Coca-Cola e un'acqua, quindi io non so sto pezzo di focaccia quanto può costare, 3 euro. Come vedete, non c'è lievito, non è lievitata, sono praticamente due strati di sfoglia riempiti di prevalentemente stracchino, però si stanno usando vari formaggi, eh. E eccola. Calda, fatta al momento, ha portato la teglia, faceva tutta gonfia dal calore con le bolle, due corpi sopra, aspettava che si freddava, e questa, ti danno il vassoietto, proprio perché in teoria se no è immangiabile, vedete, cioè non si mangia facilmente, si sfalda tutta. Questa qui, signore e signori, è la vera focaccia di Recco. Cotta palla di fuoco, 360 gradi vulcano! Buonissima! Ma! Loro carinissimi, molto gentili, focaccia fatta sul momento, probabilmente appunto non la trovate fatta, dovete aspettare. Chiedete che io sono entrato e c'era una focaccia al pomodoro manco normale, quindi poi usciva la focaccia normale, ho detto ma quella al formaggio, oh, c'ho la lingua ustionata, te la facciamo, ha chiesto dentro 15 minuti, aspettate, fanno la teglia, ovviamente se fanno la teglia cercate di prendere un par di pezzi almeno, insomma, però sono entrati altre persone che quindi ne volevano un pezzo, un altro due pezzi, ci hanno fatta la teglia e ce l'hanno fatta. Eccola qua, una cosa molto semplice, però è sapida, buona, poi con questo stracchino dentro piacevole. È buona la focaccia di Recco, è un bel prodotto. Scotta. Cotta bene, carina, voto 8. Ah, raga, una cosa, è molto consigliata, raccomandata, votata la focaccia in piazzetta che sta più giù, proprio sulla piazzetta di Recco. Mo' è ora di pranzo, raga.
Io non mi posso fare Genova Ricco 18 volte per quella che apre la sera, quindi non la farò. Dicono tutti che è buona, se capitate la sera a Recco vi potete fare un giro, magari mangiarla in più posti, tra cui anche là provarla, magari dirmelo se effettivamente è consigliata come consigliano. Apre la sera, oggi non la faccio. Questa, 8 piano, 8 e mezzo perché loro sono carinissimi. Giornata bagnata, focaccia fortunata. Qua se copro la camera ne scopro io e viceversa. Parco la camera o io se devo bagnare, se non siete niente. Comunque quello è il ponte dove ho registrato l'intro, su via Trieste al 12-14, eccolo lì dove sta, dove stanno le tende. Panificio focaccia col formaggio, salumeria Tossini. Sentiamo, si vede lì almeno il monte con le case che si arrampicano. Damo, cioè già è una giornata fredda, piovosa, almeno damo un po' di... pure loro carine. Che vuoi, il bordo o la vuoi la parte centrale? Addirittura, mi fai scegliere. A Roma me la tirano la pizza. Invece qua mi fai pure scegliere che parte voglio. Che formaggio c'è dentro lo stracchino? Ormai lo stracchino è quello che va per la maggiore, perché per la focaccia Recco una volta si mettevano il formaggio, i formaggi che producevano in Liguria, che però al giorno d'oggi non ne produce abbastanza, le produzioni sono diminuite, e allora usano formaggi, c'è addirittura che c'è il gorgonzola, raga, cioè stanno ste varianti, però ecco, diciamo che nella maggior parte dei casi si usa lo stracchino. E per un pezzo di focaccia qua 3,30 euro, considerando, ho presupposto che prima l'abbiamo pagata 3 euro, i prezzi più o meno sono quelli. Sempre vassoietto, non si scappa, anche loro ce l'hanno dato. Ovviamente questo è un panificio rispetto alla focacceria di prima, più rustica e spartana. Questo è già più un panificio, salumeria, pasticceria, eccetera. La focaccia è questa qui, eccola. Aspetto sempre lo stesso, credo un po' più scrocchiarella. Non è stata fatta al momento. Fammela aprire. Si apre? No, non si apre. Ecco. E qua io darò. Buona anche questa. C'è il contorno pure leggermente scroccarello. È un prodotto figo, no? Raga, anche questa è molto buona, boh, voto 8, ma perché credo fortemente una cosa, è un prodotto molto semplice, non è neanche lievitato, no? Comunque da padrona nel sapore globale a fa lo stracchino dentro, quindi fondamentalmente ti mangi questa cosa con lo stracchino che è piacevole a mangiare, ed è difficile sbagliarsi a farla, perché veramente acqua e farina, olio credo, cioè insomma nell'impasto, quindi una volta che hai fatto l'impasto e l'hai cotto dentro ci metti lo stracchino, sta maricco, la sapranno fa, no? Quindi comunque se stavamo a mangiare là è sempre un prodotto medio buono, 8, o paghi 3 euro, lo sai, e arrivederci, grazie. Vuoi? Non vuoi? Non posso, sì. Allora chiudi la telecamera e dai che è morto. Ci stiamo spostando praticamente verso il mare. Stiamo andando... perché dopo quelle due che stavano proprio lì vicino al ponticello, una da una parte e una dall'altra, per questa segnalazione ci fa andare proprio verso il mare. Qua c'è sta il canale. Qua ci dice di girare. Lungomare Giovanni Bettolo o Bettolo 21.
l'angolo della focaccia, è proprio là, quello. Lì c'è il mare, peccato che piove, perché lì c'è il mare, lì c'è la focaccia, di recco, ma piove. Peccato perché lì c'è la focaccia, lì c'è il mare. Vabbè, vado a prendere la focaccia e poi andiamo al mare. Ah, la focaccia l'ho presa. Andiamo a vedere il mare in tormenta? Andiamo a vedere il mare in tormenta, va. Oh, è il 28 agosto! Oh, e comunque è ancora agosto, raga! Sarebbe ancora agosto. No, quanti si passa? Quanti si... Ma santo Dio! Ma quando fate le pavimentazioni, no? Ma i lavori come erano una volta? Che si scriveva alla fine sotto? A regola d'arte. Questo non è a regola d'arte. Per niente. Ciao. Ciao. Mazza che bello. Comunque anche d'inverno. Il mare d'inverno. Ma non è inverno. È agosto. Comunque il mare d'inverno fa bello. Ci stanno i surfisti. Il piscallo stava là con una tavola. C'era una 6.0, 6.1. Taglio fish. Bella tavola. Lì ce ne sta un altro che sta dentro. Solo che sta... stai basso, sì. Dai. Fatica e va fuori, va. Bello, eh? Allora, questo è egiziano. C'ha pure il faraone egizio attaccato, quindi è egiziano, non è di recco, ma io mi ricordo quando ero pischello che a Roma i pizzaioli più bravi, 20-30 anni fa, parliamo, erano egiziani, erano loro che facevano la vera pizza romana, quel tonda in pizzeria, quindi magari fa dell'ottima focaccia. 6,30, ma perché ho preso anche un pezzo di focaccia normale, lo sapete perché l'ho presa? Perché qui a Recco, nei posti dove sto entrando per prendere la focaccia loro con il formaggio, stavo anche vedendo le focacce normali e hanno tutto un altro aspetto rispetto alla focaccia genovese e non ha un bel aspetto, quindi l'ho presa più che altro. Ma mi si vede a me con ombrello mia davanti? Non riesco. No, ti si vede comunque. Perché poi vedi, lo sta così con la roba qua su. Ti si vede comunque. Non riesco a piare roba. Facile fai video. Vabbè, insomma, l'ho presa solo per dirvi a Recco. Veniteci per la focaccia di Recco col formaggio, non ci venite per la focaccia. Che poi non sa di niente. La focaccia genovese l'hai mangiata a Genova o in un altro posto dove vi porterò. Non a Recco. A Recco, se vi posso dare il mio consiglio, la mia tip, guarda come lo sa, perché poi se leggo il bastone qua, dell'ombrello, c'ho i vassoi qua, quindi devo mangiare così. Ma sei te che fai video con la pioggia? Oh, io c'ho oggi! C'ho oggi! Non c'ho domani, guarda quelli che vista come stanno acchittati comunque. Ci vostra, vabbè. Sulla focaccia voleva scegliere lui. No, perché se te la mangi subito che non la porti via, ti do quella fredda. Ma io non voglio, io voglio quella calda. Ma la mangio adesso, perché sennò spreca. Mandi, sì, la mangio ora. La mangio adesso. Voglio quella calda. Che poi calda non è, cioè, nel senso. Posso rimodulare un attimo i modi di prima, perché poi ci ho ripensato come i matti. E secondo me la seconda era un po' più salata della prima. Io alla seconda gli darei comunque 8 meno 8 e alla prima 8 più, cioè tra le due io ho preferito la prima, perché ho fatto il discorso, no, tutto uguale. Pure questa qua è molto cotta.
Questa è più carica di stracchino. Però sì, non è calda, è fredda. È più carica di stracchino. Il pezzo, questo vicino al bordo, è buono. Fammi sentire questa, che poi la potete anche arrotolare, vedi così, no? Arrotolate. Questa è bella moscia, eh? No? C'è l'impasto che si mastica un po' troppo. No! Questa la trovo inferiore alle altre. Non è male, eh? Però la 7, ecco, se fa due passi sul lungomare, o trovi aperto, o trovi aperto, ti fermi, la prendi, mangi. Insomma, non ci vengo a recco per questa, ecco. Quello sicuramente no. Quindi, ricapitolando, regà, di quelle che abbiamo visto, che erano aperte a pranzo, eccetera, secondo me la prima è proprio la più buona, è la più casareccia, la più tradizionale. Quindi ve la consiglio. La focaccia di Recco è un buon prodotto che sicuramente, se state in giro da ste parti, va assaggiato e mangiato. Ricordatevi che ce ne sono altre sempre su Recco, che poi è un buco, regà, la potete tranquillamente far piedi e provarle voi tutte, che o erano chiuse perché mi chiudevano alle 13:30 e quindi riaprivano alle 16. Oppure come quella lì alla piazzetta, apre direttamente la sera ai 19 e quindi è pure buio per far video, insomma diventa un accollo. Però sicuramente segnatevela, perché a quanto pare è raccomandata. Poi io, quando le cose sono raccomandate, ti può capitare il Mastro Ciccio Barese o il Mario il Focacciara a Genova, mainstream turistica, roba insomma che c'è di meglio. Oppure invece vi può capitare roba buona veramente. Però sta qua, si può provare. Io a Recco ci sono stato, mo vado a surfare. No, fa freddo, so vecchio, non la faccio più. Non si può fare. Ciao.